Quando in Germania gli estimatori dei cani da pastore aumentarono, diversi commercianti si improvvisarono allevatori. Solo alcuni allevatori decisero di ascoltare i consigli di un certo Max von Stefanitz. Nel suo allevamento, nella città di Grafrath, svolgeva una selezione mirata tra i vari ceppi di cane da pastore, con un solo obiettivo: creare un modello di cane da pastore unificato. Una sorta di cane bandiera dell'intera nazione. Le caratteristiche che doveva avere erano principalmente due: obbedienza e capacità intellettive, racchiuse in una struttura fisica che lui definiva adeguata. La svolta arrivò nel 1899. Von Stefanitz vide ad una fiera un cane da pastore di nome Hector Linksrein e fu un colpo di fulmine, perché quel cane per lui era il prototipo del pastore tedesco perfetto. Così lo acquistò e gli diede il nome di Orand di Grafrath.